Siamo trovati a questo Polis, uno speciale a un anno dall'insediamento del governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Che vado subito a salutare. Buonasera, Presidente. Buonasera. Siamo qui all'arena di San Benedetto del Tronto per andare a affrontare insieme tanti temi, ma per raccontare ai nostri telespettatori anche quanto è stato fatto in questi 12 mesi e quanto ancora si vorrà fare per questo territorio, per la Regione Marche. Presidente. Eh, dicevamo un anno di grandi fatiche ma immaginiamo anche di grandi soddisfazioni. Qual è stato il momento eh, più difficile, quello nel quale ha pensato non ce la posso fare e invece quale la giornata che l'ha riempita di gioia, che vorrebbe rivivere costantemente? Ma guardi, paradossalmente credo che il momento più bello sia quando ogni giorno ho la possibilità di lavorare in maniera istancabile insieme alla Giunta, insieme a tutti i nostri collaboratori per la Regione. È un momento unico che si distingue in tanti momenti dell'arco dell'anno, però è un'opportunità e una responsabilità che sentiamo fortissimo. Invece il momento più brutto l'abbiamo vissuto, io personalmente l'ho vissuto quando eh, i due comuni del Montefeltro sono passati in Emilia Romagna, in un'altra Regione. L'ho vissuta come uno strappo veramente... Eh, come se avessi perso qualcosa di personale, una sconfitta e un dispiacere molto grande. Poi, però, ho compreso che è giusto che le marche e alle marche pensino chi si sente marchigiano chiama le marche. Ecco, Presidente, lei è stato eletto governatore di questa regione durante la pandemia quindi sapeva un po a cosa andava incontro perché prima c'era stata l'emergenza sisma poi quella covid e ha comunque scelto di candidarsi e di affrontare questa importante sfida oggi siamo arrivati a quella che qualcuno definisce terza altri quarta ondata ovviamente la curva dell'epidemia sembra in qualche modo essere incoraggiante grazie anche ai vaccini è arrivato il decreto Draghi dal 15 ottobre tutti i lavoratori dovranno munirsi di Green Pass diversamente insomma non potranno operare lei che ne pensa di questo provvedimento ma guardi io guardo la nostra regione la regione Marche quando è arrivato il primo Green Pass era intorno al 70% dell'adesione alla vaccinazione e erano gli ultimi giorni di luglio se io considero che la vaccinazione libera vera è iniziata praticamente nel mese di maggio e noi in due mesi, poco più, due mesi e mezzo, avevamo raggiunto livelli molto importanti di percentuali di vaccinazioni sulla popolazione vaccinabile. Credo che la popolazione marchigiana, i cittadini marchigiani, siano stati incommiabili. Incommiabili nella vaccinazione, incommiabili in tutta la pandemia, hanno rispettato le regole, si sono messi a disposizione, hanno collaborato e in un momento di emergenza come questo è fondamentale che siano i cittadini a comprendere le difficoltà e collaborino con le istituzioni e diano veramente un contributo forte. In questo senso credo che la nostra regione, parlo per la nostra regione, eh, ha avuto un grado di collaborazione a prescindere da quello che era il Green Pass. Mi dispiace che questo strumento possa eh, andare a dividere un po' invece la popolazione marchigiana e si innescano dei meccanismi dei confronti molto accesi e soprattutto mi dispiace che alcune categorie, fasce che sono poi quelle più fragili, più deboli, molto spesso anche di giovani, possono in qualche maniera venire discriminati da questa iniziativa. Però al di là di questo, veramente credo che noi abbiamo superato oggi l'80% della popolazione vaccinata in prima dose. È un risultato importante a prescindere, è un'adesione che dimostra quanto il cittadino marchigiano sia eh, collaborativo nei confronti di quello che le istituzioni chiedono. Ecco, lei si sente di lanciare a questo proposito un messaggio ai suoi concittadini e ai marchigiani sul eh, tema del eh, vaccino e di darci anche qualche informazione in più magari su questa terza dose, no? perché l'Abruzzo ad esempio ha già iniziato, le marche probabilmente eh, potrebbero iniziare in questi giorni. Esattamente, ma io guardi, in questo senso ho sempre voluto dare un, come ho detto poco fa, eh, Nell'altra domanda, un ringraziamento ai cittadini marchigiani. Io credo che la nostra popolazione sia una popolazione che abbia dimostrato con i fatti, abbia dimostrato con le azioni, abbia dimostrato con la partecipazione il proprio grande senso di responsabilità. E quindi a questa popolazione io devo gratitudine e devo anche senso di eh, responsabilità reciproco e quindi mi sento di dire che dobbiamo restare uniti davanti alla pandemia e l'appello è quello a non litigare e a non discriminarci reciprocamente, perché una pandemia presuppone una volontà da parte di tutti di restare uniti e compatti e di credere nelle istituzioni, perché se noi crediamo in quello che le aziende sanitarie e tutte le istituzioni in qualche maniera ci invitano a fare e a compiere, è più facile che invece andarci a dividere in uno scontro che in questa fase non è auspicabile. Quindi concordia importante in questa fase, anche se eh, Presidente c'è un tema che ancora continua un po' a far battibeccare anche la popolazione, quello degli ospedali, della riorganizzazione della sanità delle marche. Eh, soprattutto dopo questa ondata pandemica si discute delle nuove strutture che dovrebbero essere realizzate. Tre sono le città chiave, eh, dunque Macerata, Pesaro e Ascoli. Queste tre province attendono una nuova struttura, mentre per fermo i lavori sembrano procedere in maniera spedita, magari ci potrà dare anche un aggiornamento sul nosocomio di Campiglione. Ecco, la domanda è questa, che fine faranno gli ospedali che dovevano essere realizzati in questi territori? Beh, io credo che la popolazione abbia dato in realtà una grande risposta, l'ha data proprio un anno fa, nelle elezioni amministrative regionali, eh, cercando di investire su un nuovo progetto, una nuova visione della sanità regionale. E come lei sa, come sanno ormai tutti, i progetti ospedali unici sono progetti che noi non abbiamo come, come impegno preso abbandonato e ci stiamo ridirigendo verso una sanità diffusa di territorio dove c'è una rete ospedaliera e la rete territoriale che fanno squadra. E in questo senso, avendo interrotto tutte le procedure per gli ospedali unici, è chiaro che prendiamo la via delle nuove strutture ospedaliere che non significa chiudere e accorpare ma significa andare a intervenire laddove nelle città dove c'è più bisogno o esigenza di strutture ospedaliere nuove, adeguate e moderne perché l'efficientamento sismico, l'efficientamento energetico costerebbe di più che praticamente o non sarebbe conveniente rispetto alle nuove strutture. Quindi ci stiamo dirigendo sulle nuove strutture, abbandonando abbandonando il modello della sanità del dell'ospedale dell unico e passando invece a una sanità diffusa di territorio dove i servizi sono più prossimi ai cittadini. Bene, voltiamo pagina Presidente. Un altro tema importante è quello delle infrastrutture. Se ne è parlato anche al MICAM, tra l'altro, Lei era eh, presente con il ministro eh, Giorgetti, che in qualche modo ha parlato dell'operosità degli imprenditori marchigiani, lodandone anche le caratteristiche, le qualità, le capacità. Per poi esclamare, però, a un certo punto dal palco, Ecco, eh, le Marche, però, sono una regione tanto difficile da raggiungere, pecca in questo senso di infrastrutture. Allora, quella poteva essere l'occasione buona per. Per chiedere un sostegno, un aiuto, soprattutto per quello che riguarda la viabilità. La a 14 nel tratto Piceno-Fermano oggi sono ripartiti, anzi ieri sono ripartiti i cantieri, quindi si eh, continua a circolare su un'unica corsia e diventa difficile. Poi c'è l'altro progetto, quello ferroviario della Ferrovia dei Due Mari, per collegare Adriatico a Tirreno, ma ce ne sono tanti altri anche nel nord della eh, regione. Ecco, Lei ha avuto modo di parlare con Giorgetti, di esternare quelle che sono le vostre preoccupazioni e soprattutto su questa famigerata che cosa dobbiamo aspettarci nel sud delle Marche? Ma guardi come lei ha ricordato benissimo io ho avuto modo di parlare con Giorgetti, ho avuto modo di parlare a margine del Micam e ha garantito chiaramente la sua disponibilità a collaborare al massimo come abbiamo avuto la disponibilità da parte di tanti ministri in questo senso. Stiamo facendo nelle riunioni istituzionali che sono le sedi poi prestabilite per il confronto, chiedendo anche noi molto spesso un'interlocuzione con i ministeri, con le direzioni centrali dei ministeri, praticamente su quelli che sono i nodi cruciali del sviluppo del nostro, della nostra regione e dell'isolamento che ne causa anche la mancata competitività sotto tanti punti di vista. Noi abbiamo fatto a San Benedetto la scorsa settimana una riunione proprio con i responsabili di società autostrade e devo dire che in questa fase sono soddisfatto perché per la prima volta dopo tanti anni finalmente abbiamo visto l'interruzione dei cantieri per tutto il periodo estivo e la riprogrammazione dei lavori da svolgere. Abbiamo avuto delle rassicurazioni sul fatto che... Nei prossimi fine settimana, che sono ancora quelli dove c'è comunque un traffico, perché ancora per fortuna la stagione sta portando tante persone a venire nella nostra regione, si vedrà l'interruzione dei cantieri. E comunque i cantieri saranno interrotti nei fine settimana delle festività più importanti. Penso alla festività dei santi e dei morti, penso alle festività del, dell'8 dicembre e tutte feste che di solito vedevano delle file e delle code interminabili. E poi comunque abbiamo avuto garanzie rispetto al fatto che questa fase delle manutenzioni straordinarie terminerà entro la fine dell'anno, massimo il primo mese, i primi due mesi del nuovo anno. In questo senso c'è una collaborazione e un'interlocuzione e un dialogo che non c'era mai stato finora. È chiaro che poi la società autostrada deve comunque adeguare alle normative vicenti i tratti che sono oggetto in questo momento dei lavori, quindi anche il tratto che marchigiano che va da Porto Sant'Epidio scendendo verso sud per il tratto che va verso nord erano già stati fatti i lavori nel momento della realizzazione della terza corsia. E poi c'è un'interlocuzione che stiamo facendo proprio per la terza corsia. Ci sono delle novità importanti che sono intervenute in questo anno, ci sta una valutazione sulla progettazione e la fattibilità di un spostamento a nord almeno per una corsia. C'è un impegno preso specifico della società autostrade che sembrerebbe concretizzarsi insieme all'impegno del Ministero in una fase nuova che noi non vogliamo assolutamente perdere e che stiamo spingendo. Poi sono ripartiti i lavori sulla Galleria del Trisung la scorsa settimana, quindi è un altro impegno importante. Col commissario Soccodato abbiamo un impegno, forse anche proprio dopo, dopo domani ci rivedremo di nuovo per fare il punto su come mettere in, in, in in sequenza, tutte le iniziative da fare per cercare di velocizzare i lavori eh, lungo la Salaria sono in eh, valutazione. Altri interventi, anche quello della Galleria dei Due Mari con, la società, eh, con le Ferrovie dello Stato. però devo dire con chiarezza che nel frattempo ci sono delle novità anche per il corridoio Adriatico non solo lato autostrada ma anche lato velocizzazione e potenziamento dell'alta velocità ferroviaria, che è un altro strumento essenziale per togliere l'isolamento la nostra regione. Sono chiaramente iniziative che presuppongono un impegno con risultati che se verranno e speriamo tutti che verranno, saranno fra qualche tempo. Però è chiaro che noi in ogni tavolo, in ogni fase di concertazione stiamo spingendo al massimo perché non può esistere. Una dorsale adriatica così penalizzata, e devo dire che su questa battaglia abbiamo firmato anche, è stato uno dei primi atti della nostra eh, legislatura. Un accordo con la regione Abruzzo, con la regione Molise e con la regione Puglia per chiedere il potenziamento di tutta la dorsale adriatica. Credo che nel PNRR, sia sul lato autostradale che sul lato ferroviario, delle novità ci potranno essere. Bene, Presidente, voltiamo pagina perché è ricominciata la scuola da meno di una settimana diciamo insomma che sono stati sette giorni eh, abbastanza complicati ma anche di grande gioia perché i ragazzi sono finalmente tornati in classe in presenza, hanno potuto riabbracciare i loro amichetti dietro però eh, questa possibilità che è stata loro data eh, c'è un lavoro a monte notevole sia per quello che riguarda i trasporti sia per quello che riguarda l'edilizia scolastica la messa in sicurezza dei plessi, ecco la regione quanto ha fatto, cosa ha fatto e come continua a gestire le varie emergenze perché abbiamo visto una volta sono i trasporti, una volta l'edilizia, insomma, c'è sempre molto da fare in questo comparto e probabilmente ci sarà sempre di più da fare finché la pandemia non allenterà la sua morsa. Beh, la ragione su questo ha una sensibilità molto accentuata. E Devo dire che a parte la sanificazione dei, dei, dei bus e di tutte quelle che sono le infrastrutture che noi abbiamo a disposizione per raggiungere gli istituti scolastici, è chiaro che c'è stata un'iniziativa che credo sia di assoluta valenza nazionale, che è quella di tanti milioni investiti per eh, la reazione meccanica delle aule scolastiche. È una struttura importante, un'iniziativa strutturale importante perché consente la reazione di tutti questi luoghi dove i ragazzi nelle aule devono vivere per tante ore al giorno e che speriamo e confidiamo che possano avere un impatto importante sull'eliminazione del contagio nelle ore delle lezioni è un elemento importante per garantire continuità didattica, per garantire le lezioni in presenza e soprattutto credo che sia anche una qualità degli ambienti anche a prescindere se vogliamo del Covid. È la nostra regione, una regione che ci ha creduto fortemente, credo che sia la prima regione italiana e speriamo che i risultati ci diano ragione. Ecco, riprendono le scuole molto spesso, eh, purtroppo di necessità si svuotano le spiagge. No? Molte famiglie fanno ritorno nelle loro abitazioni, abbandonano i lidi estivi. Anche se ancora gli operatori turistici eh, marchigiani gridano a un settembre eh, comunque favorevole da un punto di vista delle presenze. Allora le chiedo, Presidente: avete già delle proiezioni, dei dati per fare un po' una fotografia di quella che è stata l'estate 2021, la seconda all'epoca? Del COVID. Beh, le proiezioni che abbiamo, che di solito queste analisi vanno fatte alla fine della stagione con i dati che sono arrivati, che sono certificati, diciamo, utilizzo questo termine, però abbiamo dei dati molto positivi rispetto all'andamento che viene dato in linea al 2019, quindi a una stagione pre-Covid, che era comunque una stagione che si era denutata una ripresa dopo il sisma del 2016. Proprio i dati di queste ultime ore, di questi ultimi giorni, i dati di qualche associazione di categoria dicono addirittura un più 26%, se non erro, rispetto al 2019. Però teniamo i piedi per terra e sicuramente al di là dei dati numerici e statistici c'è tanto entusiasmo che ancora riusciamo a cogliere dalle località. Turistiche, dagli operatori turistici che ci dicono che è un mese di settembre dove si è continuato a lavorare e lo si vede anche un po' dai flussi proprio sulle autostrade, dalle presenze autostradali di fine settimana che sono sempre molto piene. Quindi è un elemento positivo, speriamo che si possa continuare in questa direzione perché il turismo è sicuramente un elemento importante per promuovere il nostro territorio e non solo dal punto di vista turistico, dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista manifatturiero e serve anche per darci di quello che siamo. Ecco, alla luce di questa prima proiezione, no? come giustamente ha precisato, mancano ancora i dati ufficiali, è Mancini che ha portato fortuna alle marche o le marche che hanno portato fortuna a Mancini? Perché è andata bene a tutte e due, no? Vorrei utilizzare una risposta un po' diplomatica, credo che ci siamo portati di fortuna a vicenda, però sicuramente io non smetterò mai di ringraziare il commissario tecnico della Nazionale perché il suo matrimonio con la nostra regione, il fatto di aver sposato il progetto di sostenere e promuovere la sua regione è stato sicuramente di un impulso veramente importante. Tantissimi gli scontri che abbiamo avuto, tantissimo l'impatto su tanti italiani che hanno conosciuto la nostra straordinaria bellezza proprio per il tramite del, dello spot, dello sponsor che ha fatto il commissario tecnico della Nazionale nei nostri confronti. Ecco Presidente, invece parlando di turismo, continua l'iter dell'ATIM, che era questa agenzia per il turismo che avevate fortemente voluto sin dall'inizio del suo insediamento. Insomma, ne aveva parlato con entusiasmo e insomma l'iter sembra andare avanti dopo un passaggio in giunta. Ecco, a che punto siamo? Ma guardi, l'iter va avanti. Noi abbiamo dato un primo impulso con una proposta di legge che è arrivata alle commissioni e poi abbiamo rallentato perché. Questa fase delle audizioni in commissione, della partecipazione prima di portare la legge ad essere approvata in aula, credo che debba essere oggetto di un'attenta valutazione. E come lei sa, la valutazione delle categorie interessate nel periodo estivo è sicuramente una valutazione che poteva avvenire tra mille difficoltà. Abbiamo voluto aspettare la eh, prima stagione estiva per cercare di recuperare gli spazi, i tempi del confronto perché riteniamo che non sia importante portare una struttura come quella dell'Agenzia per il Turismo o l'internazionalizzazione a termine il prima possibile ma vogliamo anche se arrivando tre mesi dopo portarla in, nella maniera in cui questa agenzia possa essere la più e complessivamente potenzialmente competitiva dal punto di vista proprio strutturale. In questo senso saranno importanti tutti i contributi che ci arriveranno in maniera tale che quando fra qualche giorno avremo l'agenzia approvata, sarà uno strumento che è efficace e adeguato alle esigenze che noi auspichiamo possiamo affrontare tutti insieme. È chiaro che insieme all'Agenzia per il Turismo e agli sponsor, eh, allo sponsor del Commissario Tecnico Nazionale della nostra Regione c'è anche tante altre iniziative che noi abbiamo intrapreso, dai bandi per l'aeroporto che sono andati a buon bon fine, abbiamo visto riprendere un'attività eh, del nostro aeroporto delle Marche nonostante la pandemia, nonostante tutte le difficoltà, c'è un altro bando ancora in essere che speriamo abbia un risvolto un risultato positivo, poi c'è il bando in essere per la destazionalizzazione e tanti sono le altre iniziative che stiamo cercando di supportare perché crediamo che il turismo, come dicevo prima, sia una uh, azione e un uh, settore strategico della nostra regione. Ecco, parlando di turismo volevo legarmi alla legge sulla valorizzazione dei borghi storici, presidente, perché abbiamo parlato di turismo balneare, ma le Marche, insomma, sono Tanto altro, nel senso che c'è una forte integrazione tra l'entroterra e la costa ed è questa probabilmente la ricchezza della nostra regione. E c'è questa legge che prosegue il suo ITER che servirà anche a valorizzare non solo questi borghi, ma in qualche caso ad evitarne anche lo spopolamento, perché questo è un po' il rischio, no? È un'altra legge che noi, a cui noi crediamo tantissimo, è una legge che si lega molto alla nuova programmazione europea e al Recovery Fund quindi, e quindi al PNRR. Quindi praticamente riteniamo che anche questa legge andrà in discussione in questo periodo autunnale, sarà una legge che dovrà, dovrà dare un nuovo impulso alle aree interne e a tutti i centri storici perché riteniamo che per il tramite di essi passi non solo la destazionalizzazione del turismo, ma insieme alla destazionalizzazione del turismo passa il recupero di una propensione all'artigianato, all'enogastronomia, alle eccellenze artistiche e al patrimonio culturale, di cui noi dobbiamo essere fieri e orgogliosi, ma che dobbiamo anche riuscire ad organizzare, a mettere in un circuito che possa essere promosso e che possa essere accogliente nei confronti di chi lo potrà vivere. Una sorta di nuova economia. Sappiamo che è una sfida difficile, sappiamo che è una sfida complicata, sappiamo anche che è una sfida che ha bisogno di tante risorse. Per questo la vogliamo promuovere e organizzare, cercando anche in questo caso di coinvolgere le filiere istituzionali, partendo dai comuni ma anche arrivando sicuramente al Ministero e al, eh, alla Comunità Europea con la programmazione europea. Sono aspetti importanti che noi eh, cercheremo di eh, andare a. Chiudere nell'arco del prossimo mese per poi partire con le progettazioni e i finanziamenti che speriamo possano produrre nell'arco dei prossimi anni dei risvolti positivi in termini economici, in termini occupazionali, in termini di competitività del nostro territorio marchigiano. Parlando ecco di piccoli borghi, del rischio spopolamento, Presidente, non possiamo non buttare un occhio, anche perché siamo nella provincia di Ascoli Piceno, alle, ai borghi terremotati dell'entroterra Piceno. Lei ha fatto di recente visita a Trisungo, che è una frazione di Arcuata del Tronto, una delle cittadine più colpite, proprio per parlare di viabilità, collegamenti, eh, salaria. Ma eh, chi vive in quei territori sono anni, esattamente cinque anni, che chiede un'accelerazione, uno stop alla burocrazia, un cambio del... Modello. Ecco, lei già inizialmente, non appena insediato, disse: Voglio proprio cambiare registro, voglio essere presente in questi territori. Riesce ad oggi ad essere presente? Ha già un calendario delle prossime mosse, delle iniziative che porterà avanti proprio per l'area del eh, cratere? E come sono i, i rapporti con il commissario Legnini? Insomma, si cerca insieme di lavorare per favorire questa accelerazione anche con diverse tipologie di ordinanze? Guardi, innanzitutto io devo dire che. La parte più bella della legislatura di un presidente, di un sindaco, è quella iniziale, dove si può dare subito un approccio molto forte anche ai rapporti territoriali, che purtroppo nel nostro caso è stata fortemente condizionata dalle restrizioni comportate dalla ripresa della seconda e la terza ondata della pandemia. Devo dire che quindi in quel momento abbiamo dovuto un po' rallentare, anche perché era difficile andare su questi territori quando i contagi giornalieri erano altissimi, i ricoveri erano altissimi. Però non appena possibili, le prime uscite che abbiamo fatto le abbiamo fatte organizzando in presenza nei teatri bellissimi della nostra regione proprio le riunioni per il sisma, per la ricostruzione, sulla capacità di filiera istituzionale legando il rapporto tra Sindaci, Regioni e anche il Commissario Legnini. sono state Alcune le riunioni fatte saranno altre quelle che faremo, cercando di girare i territori, di ascoltare nella filiera istituzionale le esigenze dei sindaci, ma non solo, anche delle categorie di chi avrà un contributo da dare. Devo dire che il mio rapporto col commissario Regnini è di lealtà istituzionale, sapendo entrambi, entrambi quanto è fondamentale la ricostruzione. Per le nostre popolazioni, per tutte le nostre province colpite dal sisma, ma in più in generale per il centro Italia e per tutta la Regione Marche. In questo senso c'è una collaborazione istituzionale molto forte. Devo dire anche che un'accelerazione per il lavoro, per il tramite del lavoro del commissario Ognini, per la semplificazione che il commissario Ognini c'è stata, ma c'è stata anche un'accelerazione con l'Ufficio Speciale della Ricostruzione che è riuscito a innescare e instaurare un processo di dialogo e di concertazione e di confronto. Con tutte le categorie tecniche che a me sembra siano eh, contente di questo tipo di approccio e che sta producendo un'effettiva velocizzazione della ricostruzione. Poi è chiaro che sono intervenute due variabili che. Indirettamente hanno e stanno condizionando in maniera parziale proprio questa fase di, di ricostruzione che stava ripartendo. Una è l'aumento del costo delle materie prime dovuto alla pandemia, e la seconda è sicuramente l'effetto 110% del super bonus che eh, toglie dal mercato delle imprese interessate ad andare alla ricostruzione, perché il lavoro, eh, diciamo in questo momento, nel, nel settore dell'edilizia c'è molta richiesta, quindi i lavori vanno più a rilento lento. Questi fattori stanno un po' creando dei problemi ma cercheremo di capire come poter eh, affrontare anche questa fase. La ricostruzione resta una priorità assoluta. Devo dire che in questo senso, nonostante la velocizzazione e il grande lavoro svolto dall'assessorato, dal commissario, dall'Ufficio speciale della ricostruzione, anche in questo caso non siamo soddisfatti perché sappiamo che dobbiamo sempre fare di più. Perché parliamo di popolazioni che sono da fuori casa da 5 anni che rischia, e di territori che rischiano uno spopolamento. Quindi non si può essere soddisfatti davanti a un risultato, due risultati, tre risultati positivi. Noi saremo soddisfatti quando la ricostruzione sarà completata e questi territori torneranno a vivere in maniera forte e autorevole. Ecco Presidente, si è molto parlato anche di ZES, la zona economica speciale. Ecco, a che punto siamo con l'iter per sostenere questi territori? C'è un'interlocuzione anche qui in questo caso con il Ministero, c'è un'interlocuzione volta a cercare di calare questo strumento in maniera più pertinente possibile. Quindi eh, spero che potremo avere delle novità nell'arco del secondo anno del nostro mandato, delle novità concrete, delle novità importanti per il rilancio della competitività e soprattutto per il, sistore, per il sostegno dei settori strategici e nevralgici per il nostro territorio. Ecco, adesso c'è anche tutta la partita dei fondi europei 2021-2027 da giocare. Ecco, lei è un buon calciatore, scenderà in campo in che modo? Ma credo che in questo caso la semplificazione, la concertazione e la possibilità di spendere questi soldi in maniera effettiva e concretamente su settori strategici in maniera tale da poter veramente riportare la nostra regione ad essere competitiva. Noi viviamo questo eh, gap che ci sta penalizzando molto. Nelle scorse settimane io ho fatto visita al presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e la percezione è proprio quella di un'Italia che si sta allontanando dalla competitività. Noi abbiamo il grandi bisogno di un approccio che ci possa rimettere ad essere competitivi. Non mancano le imprese, non mancano le idee. Si sta perdendo, però, a causa delle, della carenza infrastrutturale quella velocità necessaria in questo momento, necessaria nella globalizzazione. Si sta perdendo la capacità, la spinta che ci portava ad essere innovatori e ci portava ad essere sempre con la nostra creatività al centro delle dinamiche della manifattura, delle dinamiche dell'artigiano e dell'industrialità, dell'operosità, scusate, della nostra regione. È fondamentale. Eh, avere delle risposte in termini di collegamenti. Abbiamo trovato una regione con un ritardo sulle infrastrutture digitali imbarazzante, è chiaro che stiamo cercando di recuperare, non è facile recuperare quel tipo di ritardo ma stiamo cercando anche qui col vicepresidente di mettercela tutta perché riteniamo le infrastrutture digitali indispensabili riteniamo indispensabile un collegamento anche aereo con Roma e con Milano dove veramente i nostri imprenditori non debbano essere lasciati nel, nella impossibilità di raggiungere eh, le grandi città, i grandi mercati eh, e le grandi opportunità che ci vengono offerte e per raggiungerle devono impiegare ore e ore e ore di macchina o di treno. Ecco, sono elementi indispensabili perché poi alla lunga la difficoltà a dialogare con questi mondi ci porta ad essere meno reattivi, meno competitivi, meno dinamici, meno innovativi. Ecco, abbiamo parlato di infrastrutture, di ferrovia, di spostamenti aerei, adesso parliamo di autorità portuale, del resto siamo a San Benedetto, qui c'è uno dei porti più grandi e importanti non solo del centro Italia ma di tutta Italia, Presidente. Ecco, quando arriverà il nuovo Presidente dell'autorità portuale? Beh, io penso che nell'arco del prossimo mese, massimo gli inizi di quello successivo, possiamo arrivare a un'intesa tra le regioni e il Ministero. Sono state tante le domande fatte per l'autorità portuale, si sta facendo uno screening, si sta facendo una valutazione sul profilo che può essere migliore per cercare di dare una spinta all'autorità portuale che voglio ricordare abbiamo subito veramente delle, delle penalità fortissime perché inizialmente eravamo stati esclusi dal finanziamento dei porti, avevamo avuto appena 20 milioni di euro quando i porti dell'Adriatico mediamente si attestavano intorno ai 150 milioni di euro. Devo dire che la collaborazione con il Ministero ha consentito di recuperare questo... Uh, questo gap che ci era stato consegnato, almeno parzialmente, confidiamo di recuperarlo totalmente nell'arco delle prossime settimane, dei prossimi mesi, ma per fare questo bisogna individuare una figura che possa essere all'altezza della guida dell'Adriatico Centrale, perché i nostri porti hanno bisogno della manutenzione ordinaria, ma hanno bisogno anche di una grande spinta per diventare, per continuare ad essere infrastrutture importanti. Io lo voglio ricordare i porti nella nostra Italia, nella nostra regione. Sono le infrastrutture più importanti perché sono eh, sedi di grandissime economie che possono diventare eccellenze. Voglio ricordarlo, la, Mar la regione marchigiana, le marche hanno un'industria nautica che è un'eccellenza mondiale. Su queste eccellenze noi dobbiamo costruire la competitività della nostra regione e per fare questo abbiamo bisogno del sostegno anche dell'autorità portuale. Presidente, noi siamo arrivati a conclusione di questa lunga intervista, Vera TV incontra il presidente Acquaroli a 12 mesi dal suo insediamento e in chiusura vogliamo chiederle, no? Un po' così, a sorpresa, uscendo un po' dagli schemi, chi si sente di ringraziare per questo primo anno di mandato? Chi le è stato più vicino e perché? Ma guardi, io sostanzialmente credo che devo ringraziare la giunta, tutta la maggioranza, e i partiti che mi hanno sostenuto perché mi hanno veramente dato una spinta e me la stanno conferendo quotidianamente ogni giorno cercando di aiutarmi a risolvere tutti i problemi che si hanno amministrando una regione colpita dal sisma in un'epoca di pandemia. E poi un ringraziamento ai marchigiani perché non smettono mai di farmi mancare il loro calore, lo percepisco girando per le strade, lo percepisco girando per la nostra regione, l'attenzione e il calore è uno stimolo veramente per me molto importante a continuare ogni giorno la nostra eh, volontà di scrivere insieme una storia nuova. Eh, venendo qua a San Benedetto parlavo telefonicamente con una persona che mi diceva eh, parlando di questo primo anno, quella che era la cosa più importante, guardate sono importantissimi gli ospedali, le infrastrutture, sono importantissimi il sostegno alle economie, la capacità di progettazione sociale, la capacità anche di riuscire a raccogliere tutti i fondi che ci vengono dati, perché i soldi e le risorse sono fondamentali. Però la verità è che secondo me la più grande forza che noi dobbiamo mettere in questa fase di governo della nostra Regione è quella di ricostruire una comunità che condivide una visione e intorno a questa visione mettere in campo le azioni amministrative. Solo così ricostruendo una comunità, ricostruendo un gruppo, una visione che insieme condividiamo, solo così si potrà veramente scrivere quella storia nuova che noi abbiamo raccontato i marchigiani nella campagna elettorale proprio chiusa un anno fa. Solo così noi faremo sì che le infrastrutture siano oggetto, strumento della crescita dei nostri territori. Se noi non riusciamo a costruire una visione comune e una forza che ci unisce, rischiamo di continuare a fomentare camp campanilismi e divisioni che sono nocivi e non sono importanti. Io credo che su questo veramente sia da rivolgere lo sforzo e l'impegno di tutti, ma sono convinto che, e sono anche ottimista che in questa direzione noi stiamo andando. Bene, con questo messaggio di speranza noi salutiamo e ringraziamo il Governatore Francesco Acquaroli per essere stato con noi di Vera TV. Ovviamente ci ritroveremo nei prossimi mesi, insomma Presidente, noi ripartiremo ufficialmente con le trasmissioni. L'aspettiamo come sempre il nostro gradito ospite. Intanto le facciamo un in bocca al lupo perché ne restano altri quattro di anni, no? quindi ancora è lungo il cammino. Grazie, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti per essere stati con noi, arrivederci.